regionali e tutto il resto. Quindi imporre che l'ISPRA, che sta a Roma, che magari non conosce esattamente la specificità di determinati territori, di determinati ambiti di caccia, vada con l'accetta, come si suol dire, a mettere dei paletti strettissimi, in realtà che hanno differenze enormi fra di loro, soprattutto fra il nord e il sud del paese, non solo per la migratoria ma anche per altre specie, è una follia, perché quello sì che andrebbe a determinare dei danni alla fauna selvatica, perché, ripeto, ogni territorio deve essere trattato per le sue specificità e questo non lo possono fare solo ed esclusivamente le regioni in collaborazione con l'ISPRA, non subendo dei diktat che spesso e volentieri arrivano solo per pareri che arrivano da animalisti da salotto che magari non sanno riconoscere neanche un fagiano da un elefante. Onorevole Giammanco. Sì, Presidente, per dire che non ritengo una follia questo emendamento, non mi ritengo un animalista da salotto, anzi ritengo che questo emendamento sia un emendamento di buon senso e quindi lo firmo e appunto appongo la mia firma a questo emendamento. La ringrazio, lo poniamo in votazione. C'è il parere contrario di Commissione e Governo, relatore di minoranza, prima Commissione e quinta Commissione. La votazione è aperta. Camani. Malpezzi, Peluffo. Malpezzi, Peluffo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge articolo 31. Ovviamente si tratta non dell'omonimo gruppo, ma dell'articolo 31 del provvedimento. Votazione aperta.